un po' la discussione. Ok, Lisa ne è facoltà. Buongiorno. Parti bene. Allora, noi sappiamo che le occlusioni venose-retiniche sono dei disordini vascolari retinici caratterizzati da un ingorgo e una dilatazione del sistema venoso-retinico con la comparsa secondaria di emorragie intraretiniche, di edema intra e sotto-retinico, di aree ischemiche e di edema maculare. La classificazione delle occlusioni venose retiniche ci distingue due forme principali, le occlusioni venose retiniche centrali, in cui è interessato l'intero albero vascolare e dove l'ostacolo al deflusso venoso è localizzato a livello della lamina fibrosa o posteriormente a essa, e le occlusioni venose retiniche di branca, in cui non vi è un coinvolgimento dell'intero albero ma di una branca del sistema venoso. Quali sono le complicanze principali in termini di riduzione della performance funzionale dei pazienti? Sicuramente l'edema oculare e la neovascolarizzazione oculare, che è poi una conseguenza della non perfusione retinica nelle forme ischemiche. Nel 2011 è stato pubblicato su Oftalmologica un consensus document di oftalmologi italiani ed europei sulla gestione terapeutica delle occlusioni venose. Nel consensus document si vede come nella gestione delle complicanze, ossia dell'edema oculare e della ischemia retinica e della neovascolarizzazione oculare, esiste ancora un ruolo per il trattamento laser. In particolare nella flowchart c'è l'indicazione al trattamento laser maculare a griglia in presenza di una riduzione dell'acuità visiva, in presenza di edema maculare, quando il trattamento intraepatico con steroidi o con anti-VEGF non è efficace. Cioè, in un edema maculare persistente è possibile, dopo diverse iniezioni di anti-VEGF e di steroidi, considerare il trattamento laser a griglia. Invece il trattamento delle aree ischemiche nelle forme di branca può essere considerato anche in assenza di neovascolarizzazione, sebbene il suggerimento è quello di effettuare un trattamento in presenza di neovascolarizzazione oculare. Le indicazioni invece per l'edema oculare in corso di occlusione venosa centrale della retina non raccomandano la griglia maculare, ma esclusivamente il trattamento delle aree ischemiche periferiche e della neovascolarizzazione oculare. Questo consensus document è nato dalle evidenze di letteratura e dalle evidenze cliniche. I primi studi sulle occlusioni venose sono stati condotti dal Branch Vein Occlusion Study Group e dal Central Vein Occlusion Study Group. Nel primo studio si era visto che appunto in pazienti con edema maculare persistente vi era un miglioramento di acuità visiva di almeno 2 linee in una percentuale superiore di pazienti trattati con griglia maculare rispetto ai pazienti non trattati. Lo stesso risultato non si è ottenuto per l'edema maculare in occlusione venosa centrale, con una riduzione del solo liccheggio angiografico ma non un incremento dell'acuità visiva, per cui il trattamento non è raccomandato. Sono stati poi condotti degli studi comparativi fra il trattamento a griglia maculare e le iniezioni intraepatiche di steroidi. Vedete questo studio pubblicato nel 2009 su Archives. Si vede che in realtà non vi è una differenza significativa in guadagno di acuità visiva superiore a 15 lettere, questo era l'outcome primario dello studio, fra pazienti trattati con lo standard of care, cioè con griglia maculare e occlusione di branca, rispetto al pioncinolone a diversi dosaggi, 1 grammo e 4 mg, mentre c'erano maggiori effetti collaterali come aumento della pressione intraoculare e cataratta nel gruppo sottoposto ad iniezioni con 4 mg. Sono stati inoltre valutati anche dei trattamenti maculari sotto soglia e si è visto che i trattamenti maculari sotto soglia a griglia nelle occlusioni di branca hanno la stessa efficacia dei trattamenti convenzionali, sia nella riduzione dello spessore foveale sia nel miglioramento dell'acuità visiva. Sono stati inoltre valutati, questo è uno studio pubblicato recentemente nel 2012, anche i trattamenti combinati con laser a griglia maculare e anti-VEGF.
con risultati sovrapponibili fra i due gruppi in una stabilizzazione dell'acuità visiva dopo griglia maculare fino a 24 settimane. Abbiamo già visto con il professor Mastropasqua quali sono gli effetti del laser, cioè qual è il meccanismo d'azione del laser, ma quali sono i problemi con il laser convenzionale? Sicuramente trasferire quello che noi vediamo in florangiografia su un'immagine in real time del fondo mentre noi realizziamo un trattamento laser. Sicuramente realizzare un trattamento laser con degli spot che hanno una uguale spaziatura. Sicuramente la pericolosità di intervenire in un'area dell'area maculare, quindi vicini alla fovea centrale, quindi le possibili complicanze legate a un movimento oculare e inoltre la mancanza di una documentazione del trattamento laser, soprattutto nei trattamenti sotto soglia. Abbiamo visto appunto quali sono le caratteristiche del trattamento navigato, quello che ci consente di fare, cioè avere un'immagine del fondo, pianificare un trattamento, trattare in modo navigato sotto ai tracking e avere una documentazione delle immagini e quali sono i vantaggi. Questi sono i primi, non esistono ad oggi studi pubblicati in letteratura sul trattamento navigato nelle occlusioni venose. Questa è la prima esperienza in Europa del professor Dietmar della clinica di Heidelberg, che ha condotto uno studio sull'edema maculare persistente in occlusione venosa di Branca. Vedete un visus in 11 pazienti, una acuità visiva media di 0,5 logmar, che erano stati precedentemente trattati con intravitreali di bevacizumab con una media di trattamento di 6,1 iniezioni. Questi sono i parametri di trattamento e vedete come c'è un miglioramento significativo dell'edema maculare con una riduzione significativa dello spessore ed una stabilizzazione nella maggior parte dei pazienti dell'acuità visiva. Questi sono pazienti, questo è un caso clinico trattato da noi e volevo farvi vedere qual è in genere la storia clinica di un paziente con un'occlusione venosa. Questa è una paziente che è raggiunta la nostra osservazione con una occlusione venosa di Branca, una vita visiva di 0,5 logmar. Vedete un edema cistico, un distacco del neoepitelio, uno spessore maculare centrale di 650 microns. La paziente è stata sottoposta ad impianto intravitreale di desanetazone a lungo rilascio, che sapete in Italia ha la indicazione della rimborsabilità per l'edema maculare in occlusione venosa di Branca. 7 giorni dopo l'impianto la paziente ha un miglioramento del visus e sicuramente una riduzione cospicua dell'edema maculare con uno spessore di 290 microns. A 60 giorni dal trattamento la paziente ha un miglioramento ulteriore dell'acuità visiva, una riduzione ulteriore dell'edema, ma 90 giorni dopo il trattamento, e questa spesso è la storia dell'impianto intravitreale, che ha ovviamente che ha lento rilascio ma ha una sua durata, la paziente ritorna nuovamente con un calo visivo, un edema cospicuo, uno spessore centrale di 700 microns. La paziente è stata sottoposta a 3 intravitreali di bevacizumab, quindi c'è stato uno shift terapeutico fra lo steroide e l'anti-VEGF, e 30 giorni dopo la terza intravitreale era ancora presente un distacco del neoepitelio con questo spessore foveale. A questo punto abbiamo deciso, in presenza di edema maculare persistente che appunto era stato sottoposto ad intravitreali di steroidi e di anti-VEGF, di fare un trattamento laser navigato. Vedete, questa è l'esecuzione del trattamento, vedete come è possibile con l'eye tracking seguire perfettamente l'occhio, schermare la fovea, schermare il nervo ottico. Questi sono i parametri di trattamento. Il trattamento è terminato, possiamo poi acquisire appunto l'immagine a colori del fondo e vedere appunto il lieve sbiancamento retinico. E questa è la situazione 60 giorni dopo il trattamento di griglia. Questo è un altro caso, un'occlusione di branca maculare, vedete questo edema, questo è il paziente inviato a noi dopo 6 intravitreali di anti-VEGF.
il paziente che è stato appunto trattato, vedete qui il trattamento navigato, vedete il post trattamento navigato, e questa è la riduzione dello spessore con una ottima conservazione della sensibilità retinica alla microperimetria. Come vi hanno già detto i precedenti relatori, è possibile fare anche un trattamento navigato della periferia, questo è un caso di occlusione venosa con un'ampia area ischemica e abbiamo deciso qui di trattare, di non aspettare la comparsa di una neovascolarizzazione corideale, e questa è la ricostruzione del trattamento, gli spot sono visibili e quindi possiamo dire che sicuramente il trattamento a griglia e il trattamento peritaneo, ma soprattutto quello a griglia, possono essere eseguiti in estrema sicurezza, soprattutto a livello foveale. C'è una perfetta riproducibilità del pattern della griglia, possono essere realizzati anche da personale che non ha notevole esperienza in questo campo, e il trattamento è notevolmente confortevole per il paziente. Per cui è un'opzione terapeutica da considerare in caso di occlusione venosa, appunto soprattutto in quei pazienti in cui l'edema maculare è persistente, ritorna dopo continue intravitreali. Grazie.